Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È ormai qualche mese che ho con me la stampante 3D, la Artillery Sidewinder X1, e la sto praticamente spremendo come un limone, ne sto facendo di ogni, pezzi di arredamento, oggettini di svariata natura e di svariata forma. Oggi vi voglio portare sul canale la mia esperienza per quanto riguarda la progettazione di un oggetto, la realizzazione dell'oggetto stesso, un'eventuale modifica che può essere fatta in un secondo tempo, il tutto per arrivare a un risultato finale che è questa lampada Voronoi greca che vi mostrerò tra poco. Cominciamo a creare. Tutto nasce dal trovare il file corretto. Siti come Thingiverse, ma ce ne sono anche molti altri, vi lascio poi il link in descrizione, permettono di avere un campionario di possibilità di stampa praticamente infinito. Uno può cercare qualsiasi cosa, in questo caso io ho cercato la lampada, ho cercato appunto qualcosa di particolare, si trova il file che ti interessa, spesso e volentieri corredato anche dalle spiegazioni sul come farlo. Dopodiché si scarica il file di stampa, che è un file con un'estensione .stl in questo caso, e il file di stampa andrà poi lavorato su un programma che si chiama Slicer, che permette di elaborare tutte le coordinate dei vari punti dell'oggetto che poi andranno inviate alla stampante 3D. Quindi in questa fase c'è la fase della scelta di che cosa da stampare, lo si scarica e si passa allo slicer. E quindi una volta che abbiamo scaricato il nostro file, possiamo tranquillamente aprirlo con questo slicer. Io uso Prusa Slicer, che è un programma, il programma ufficiale delle stampanti Prusa, che sono tra le migliori. Io non ho una Prusa, tra l'altro, ma funziona lo stesso. E una volta aperto il nostro file, abbiamo la possibilità di gestire i vari pezzi e di far roteare appunto le varie facce e di vedere un pochino il pezzo in 3D come viene fatto. Sulla base di questo si possono tranquillamente stampare anche più pezzi, quindi in automatico uno razionalizza anche il tempo per stampare. Vi faccio vedere, una volta che si mette, si inserisce il file, ovviamente bisogna configurare tutto quanto. Questo pezzo sembra essere più grande del piatto di stampa, in realtà il mio piatto di stampa è più largo, quindi devo ancora sistemarlo. Però questa qua è una cosa esemplificativa per farvi capire come funzionano questi programmi. Una volta che i programmi sono stati settati, si passa allo slicing, che sarebbe nient'altro che quanto tempo ci mette la stampante a stampare e la creazione di tutte le coordinate cartesiane per quanto riguarda le informazioni da mandare poi alla stampa. Una volta fatto questo, la macchinetta ci dice, il programma ci dirà quanto tempo ci vuole stampare il nostro pezzo, quanto filo andrà via e anche quanto, grosso modo, quanto il costo a seconda del fatto che uno metta il costo unitario per metro di filo. Una volta poi esportato il file su una chiavetta USB o su una schedina SD, fondamentalmente si mette questa chiavetta all'interno della stampante e si schiaccia il tasto stampa, né più né meno, dopo ovviamente aver preparato la raccolta del filo e quant'altro. Con la stampante a lavoro vi faccio vedere, stiamo ultimando la parte anteriore e la base della nostra lampada greca. 7-8 ore di lavoro, come dice Nevoro, un pochino. Secondo pezzo in via di completamento. Dopo li dobbiamo assemblare e una volta assemblati avremo la possibilità di avere la nostra lampada. Figata. La prima parte dell'operazione di incollaggio fatta, con la colla calda, adesso la devo rifinire, è stato un delirio, mi sono scottato le dita e un'ora e mezza per incollare sti pezzi e per piegarli. Però è già tutto prepiegato, quindi chi l'ha disegnato l'ha disegnato in maniera intelligente. Adesso devo soltanto sistemare due o tre cosette, rifilare un pochino con un taglierino dove c'è la colla in eccesso, poi un giretto di attack perché non si sa mai, e teoricamente poi assembliamo il tutto. Adesso dobbiamo assemblare le due parti per fare il cubo magico qua greco. Comunque adesso incolliamo la seconda parte, sto già preparando un piccolo piedistallo per fare una piccola modifica perché così com'è non mi piace, e fatta questa piccola modifica teoricamente dovremo riuscire ad assemblare una lampadina per fare un effetto di luce particolare. L'oggetto originale dice di mettere un inserto dell'IKEA, una lampadina di quelle piatte a LED. Io invece sto facendo una variante, voglio infilare dentro una lampadina di
quella è sempre a LED ma a bulbo, e quindi sto facendo un piccolo supportino per renderla da una lampada praticamente soltanto base a una lampada con un gambo, praticamente un supporto che la tenga un pochino più in alto. Questo è il supportino che ho disegnato sul sito Tinkercad, è un sito dove tramite una registrazione si può disegnare gratuitamente in 3D. È una cosa molto semplice, ci sono dei solidi da sommare, da sottrarre, con delle funzioni molto molto base. C'è un tutorial che quando ti fai iscrivere ti spiega bene come si fa, e dal produttore al consumatore. La stampa è già partita, la stampante 3D sta iniziando a fare il lavoro, ci metterà 4 ore e poi vediamo vediamo se viene una schifezza. Ok, il prodotto è finito, si scompone ovviamente perché devo poter cambiare la lampadina se serve, c'è una scanalatura che permette di tenerla in posizione. Adesso trovare un modo per lasciarla, per riuscire a renderla più stabile, pur tuttavia permettendo lo stesso di cambiare la lampadina se si fuma. La parte di costruzione della lampada è finita, adesso tocca affrontare la parte elettrica, quindi ci dotiamo di tutto quello che serve per far arrivare la luce. Nello specifico un portalampada, un interruttore e un filo di corrente. Lo taglierò a metà in modo da poter collegare l'interruttore e poi montare il portalampada direttamente nella mia lampada. Ma perché li fanno sempre così difficili sti cosi? Uff. Bene, ho collegato il filo, ho collegato il portalampada, ho collegato l'interruttore, l'ho attaccato alla corrente ed è scattato salvavita. Roba cinese qua. Quindi il progetto momentaneamente si ferma perché devo andare a comprare qualcosa di qualità un filino maggiore. Mea culpa, mea massima culpa. Alla fine mi sono ricordato che avevo una bella striscia LED da utilizzare e quindi... Quindi sì, la stampante 3D non serve soltanto a fare pupazzetti come questo meraviglioso Thanos che vi faccio vedere, ma serve anche per fare cose un pochino più utili, anche se sai, l'utilità di una cosa dipende sempre da persona a persona. Per esempio una targa di uno studio, questa qui è la targa che ho appena fatto nel mio nuovo studio, oggetti di arredamento, vi faccio vedere qui in due mie creazioni, gusto dubbio, sì, devono piacere, a me piacciono, quindi per me va bene così. Costi abbastanza bassi, nel senso che il filo, una bobina viaggia tra le 15 e i 30 euro e con un filo, con una bobina se ne fanno di cosa voglia. La corrente 200 watt di assorbimento circa per la stampante in piena funzione, quindi tutto sommato una cosa accettabile, e devo dire che la ricomprerei, sì che la ricomprerei, anche perché tutte le volte che ho un'idea che può essere mi si spacca un pezzo di qualcosa e lo devo rifare, piuttosto che voglio elaborare qualcosa che già ho, in buona sostanza la stampante 3D ti permette con un po' di fantasia e un po' di tempo ovviamente, perché comunque è molto lenta nello stampare, ovviamente ti permette di creare, quindi secondo me è una bellissima cosa. Ho già coinvolto almeno un paio di miei amici che se la sono andata a comprare, insomma, quindi direi che è è un bel oggetto che io vi consiglio di valutare, soprattutto in periodo di regali. Se ne trovano da 150 euro fino a infinito, quindi uno può comprare un po' quello che gli pare. Bene, se il video ti è piaciuto ti ringrazio, lasciami un bel like, se ti va iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per i nuovi contenuti in uscita, che tanto arrivano. Speriamo. Ciao.